Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza, sono 12 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, 7 riguardano la ASL di Pescara, 5 la ASL di Chieti. Inoltre sono 2 le vittime in più rispetto a ieri. Il servizio di Jacopo Forcella. Gli ulteriori 12 casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo fanno salire il dato complessivo dall'inizio dell'emergenza a quota 3.148. Il dato odierno si riferisce a 1.254 tamponi analizzati, 0,9% di positivi sul totale, in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri, quando i positivi erano stati 9 su 1.310 tamponi analizzati, 0,7%. 205 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.243, meno 18 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 381 pazienti deceduti, più 2 rispetto a ieri, mentre 1.313 sono invece i dimessi e i guariti, più 38 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.454, con una diminuzione di 28 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 783 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.474 alla ASL di Pescara e 645 alla ASL di Teramo. I 12 casi di oggi sono così ripartiti: 7 nella ASL di Pescara, 5 in quella Lanciano Vasto Chieti. Ci hanno comunicato questo stamattina 5 casi positivi legati anche a quarantene di questi giorni. L'ASL e le forze dell'ordine stanno monitorando e controllando questa vicenda e questa situazione. E naturalmente vi è anche un appello alla collaborazione e alla responsabilità di tutti. In queste ultime settimane abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo stati tra le città che hanno adottato i provvedimenti restrittivi fin da subito, prima di tutti e prima degli altri, e questo probabilmente insieme alla grande collaborazione dei vastesi, alla meravigliosa condotta dei vastesi, dei volontari, delle forze dell'ordine, ci ha portato a essere una città avente una situazione rosea e tranquilla. Dobbiamo continuare così. Naturalmente questa vicenda dei casi positivi è monitorata da tutti. Continuiamo con grande collaborazione. Un appello anche a coloro i quali spesso si vedono con amici e spesso si vedono in situazione di non distanziamento sociale. Sappiate che in questi giorni ci saranno controlli, quindi vi chiedo di applicare alla lettera quello che prevedono le disposizioni. Dopo mesi difficili, oggi a Montebello di Bertona sono tutti ufficialmente guariti, positivi al Covid-19. Felice il sindaco Macrini, che lunedì vedrà la propria comunità tornare lentamente alla normalità. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Fu inserita insieme ad altri 5 comuni nella zona rossa dell'area Vestina e oggi Montebello di Bertona festeggia per i 0 contagi positivi al Covid-19 sul territorio. Sono tutti clinicamente guariti, gli ultimi 3 sono in fase di riabilitazione all'ospedale, ma usciranno la prossima settimana, così come ci ha annunciato il sindaco Gianfranco Macrini. Siamo il primo comune con 0 casi qui a Montebello della zona rossa, è veramente un bellissimo risultato. Prima la sera avevo sempre un magone perché mi arrivavano ogni sera notizie di un positivo, però dall'ultimo positivo l'abbiamo avuto il 30 marzo e da quella data non abbiamo avuto più positivi. Tutti guariti clinicamente, solo 3 sono ancora in ospedale per la riabilitazione, però la prossima settimana dovrebbero tornare a casa, poc'anzi il dottore mi ha garantito che torneranno a casa, quindi tutti guariti. Soddisfazione per il sindaco che da lunedì potrà rivedere le proprie attività sul comune aperte, dopo le operazioni di sanificazione lentamente la vita riprenderà anche nel centro dell'alta area
Vestina. Lunedì ripartirà quasi totalmente le attività, adesso le aziende, i negozi stanno facendo la sanificazione, ripartirà tutto, le aziende che lavorano sul nostro territorio, che sono parecchie per la ricostruzione del sisma 2009, qualcuno è ripartito già questa settimana, ma la maggior parte ripartiranno tutte la prossima settimana. E noi stiamo lavorando come amministrazione per nuove gare d'appalto, tra cui è in atto una gara d'appalto per la scuola, per l'ultimo lotto della scuola inerente il sisma 2009. Il lavoro è abbastanza consistente, io sto accelerando un po' l'iter perché per la riapertura della scuola vorremmo riconsegnare totalmente la scuola e consegneremo anche una sala polifunzionale ai ragazzi della scuola. A partire da lunedì dunque riaprirà la maggior parte delle attività produttive e commerciali abruzzesi. E quanto disposto dal governatore Marco Marsilio tramite l'ordinanza numero 59, vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. È ufficiale, Marsilio ha sottoscritto l'ordinanza tramite cui da lunedì permette la riapertura di molte delle attività produttive abruzzesi. Il vademecum è chiaro, evitare assembramenti, igienizzare frequentemente e indossare la mascherina, senza la quale non si potrà accedere ai locali pubblici. Nei luoghi chiusi aria condizionata spenta, così da evitare la diffusione di agenti patogeni. Settimana prossima riapriranno parrucchieri, estetisti, tatuatori, mercati e negozi, per i quali però non c'è l'obbligo di sanificare gli abiti e le calzature provati. Riapriranno anche ristoranti e agriturismi, qui occorrerà prenotare, i tavoli dovranno essere distanziati di almeno un metro, non ci saranno i guardaroba e si consiglia l'utilizzo di condimenti monodose. Lunedì aperti anche bar, pub, enoteche, birrerie, pasticcerie, gelaterie, così come i campeggi, dove tende e camper dovranno essere distanziati. E si potrà anche andare al mare, negli stabilimenti balneari è consigliata la prenotazione, ogni ombrellone dovrà avere 12 metri quadrati a disposizione e l'accesso alle piscine sarà limitato. Per quanto riguarda le spiagge libere, invece, ogni comune potrà organizzarsi come meglio crede per garantire le misure di sicurezza, per le quali l'ordinanza non esclude convenzioni con soggetti pubblici e privati. Insomma, strada spianata verso la privatizzazione delle poche spiagge libere rimaste. Riapriranno anche gli alberghi, nei quali le stanze dovranno essere sanificate alla partenza di ogni ospite. Le strutture extra alberghiere e i bed and breakfast invece saranno a disposizione solo di operatori sanitari e di altre maestranze connesse all'emergenza. E mentre riapriranno anche le chiese, vi è ancora lo stop per le sale gioco, i centri scommesse e i bingo. Ci si potrà spostare su tutto il territorio regionale alla ricerca di funghi o per la caccia e ci si potrà recare nelle seconde case, ma solo dal venerdì alla domenica. Riparte anche l'aeroporto d'Abruzzo con il presidente della SAGA Enrico Paolini, che ha illustrato oggi come riaprirà l'aeroporto. I dipendenti sottoposti a tampone sono risultati tutti negativi. A giugno torneranno i voli con la compagnia Volotea, da luglio si dovrebbe ripartire con Ryanair, problemi invece con Alitalia. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Presidente, allora siamo entrati in piena seconda fase, lunedì riapriranno tutte le attività commerciali, invece per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo vediamo qui i check-in tutti spenti, però ci sono anche delle buone notizie. Intanto una, che noi dopo 70 giorni di apertura continuativa, noi non abbiamo mai chiuso, con centinaia e centinaia di decolli e atterraggi di elicotteri di sicurezza, di sanità, aerei militari con malati, aviazione civile, aerei privati eccetera, abbiamo fatto fare i tamponi a tutto il personale della SAGA, me compreso, e siamo tutti negativi al 13 maggio, il che significa una cosa molto semplice, che qui i protocolli, la sanificazione e tutte le misure di sicurezza sono state rispettate alla lettera. Poi abbiamo altre buone notizie, almeno secondo me, almeno due. Una riguarda Volotea, che riprenderà con i voli dalla Sicilia entro il mese di giugno, fine giugno con Catania, e ai primi di luglio con Palermo, e con la quale stiamo trattando anche il volo per Olbia. Per quanto riguarda Ryanair, la situazione è molto convulsa e ci sono state informazioni anche difformi negli ultimi giorni, perché Ryanair ha un patrimonio di aerei enorme, un sistema organizzativo molto complesso, ma a noi, notizie delle ultime ore, ci è stato detto già informalmente che c'è la riconferma della base, dell'aereo in base qui da noi, e che dai primi di luglio ripartiranno, d'altra parte sono in vendita, i voli di Alghero e Orio al Serio, che già adesso si possono comprare dai primi di luglio, e poi ripartiranno presumibilmente, secondo loro, Londra-Francoforte,
anche se su Londra noi abbiamo qualche dubbio, nel senso che è la Gran Bretagna che deve autorizzare insieme all'Italia ovviamente, Francoforte dicevo, e con ogni speranza e probabilità la Romania, perché abbiamo un grande traffico. La cattiva notizia è quella dell'Alitalia, che pur avendo il volo previsto 2 giugno e 3 giugno e avendo venduto un certo numero di biglietti, ha inopinatamente, del tutto ingiustificatamente, cancellato i voli per tutto giugno da Pescara, nonostante Alitalia si prepari a prendere 2-3 miliardi dal governo italiano per la nuova compagnia che deve aprire i primi di luglio come compagnia di bandiera e servizio pubblico. Quindi, tanto per ringraziarci di questi 2-3 miliardi, sta cancellando i voli regionali più importanti, cioè Pescara, Trieste e altre regioni. La regione ha fatto una vibrante protesta a cui io mi associo e dico che l'Alitalia deve avere un atteggiamento completamente diverso. Se l'Alitalia prende soldi pubblici deve fare il servizio pubblico ed è vergognoso. L'Alitalia deve volare anche vuota da Pescara. In Abruzzo sono state confermate le 10 bandiere blu ottenute lo scorso anno. Reclamina il sindaco di Francavilla al Mare Luciani, che chiederà alla FEE spiegazioni rispetto all'esclusione della sua città. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. L'Abruzzo conferma le 10 bandiere blu dello scorso anno. Non ci sono nuove assegnazioni dunque, così come non ci sono revoche. È la provincia di Teramo quella maggiormente rappresentata, con 5 comuni della propria costa: Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi. 3 in provincia di Chieti, San Salvo, Fossa Cesia e Vasto. 2 i comuni aquilani, Scanno e Villalago. La bandiera blu è un riconoscimento assegnato ogni anno a comuni costieri o lacustri dalla FEE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, sulla base di una serie di parametri: qualità delle acque di balneazione, pulizia delle spiagge, servizio turistico offerto. In tutta Italia sono 195 comuni che hanno ottenuto la bandiera blu, con un aumento di 12 unità rispetto alle 183 dello scorso anno. La soddisfazione del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Continua una tradizione che oramai va avanti da 23 anni di questo comune, che è seriamente intenzionato a proiettarsi nella modernità, vivendo il senso di responsabilità verso l'ambiente e verso le future generazioni attraverso atti amministrativi concreti. Siamo consapevoli che l'emergenza Covid ha enormemente pregiudicato le grandi potenzialità del nostro turismo estivo, tuttavia il vessillo può aiutarci non solo per programmare una stagione che ci consente ancora di essere competitivi, ma soprattutto prendiamolo come uno stimolo a riprogrammare i futuri anni. Mastica amaro Francavilla al Mare, che ha sperato fino all'ultimo di poter ottenere la bandiera blu. Il sindaco Luciani, dopo aver tirato le orecchie a quelli che chiama gufi, i quali hanno esultato sui social per il mancato obiettivo, ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà formalmente alla FEE i motivi della mancata assegnazione. Considerando che gli ultimi sversamenti, gli ultimi inquinamenti li abbiamo avuti, mi sembra, nel 2014, dove giustamente ci revocarono la bandiera blu, però ora siamo nel 2020, abbiamo avuto sempre analisi pulite, abbiamo fornito servizi, siamo stati attenti all'ambiente, quindi veramente oggi c'è un interrogativo nella nostra testa, vogliamo sapere il motivo per il quale siamo stati esclusi, ma lo chiederemo senza polemiche, solo per migliorare il percorso che stiamo già facendo. Andiamo avanti adesso con la politica. L'assessore Guido Quintino Liris ha spiegato in commissione di vigilanza regionale i motivi della sua scelta di operare nella ASL 1 durante la fase principale dell'emergenza Covid-19. Intanto, sempre oggi, da parte del Partito Democratico arriva l'annuncio di una richiesta di intervento della Corte dei Conti rispetto ad una norma del Cura Abruzzo che prevede un condono, così lo chiama il PD, dei contenziosi con la Regione. Vediamo il servizio. Un epidemiologo in un'epidemia non può non intervenire, non può che dare il proprio contributo. Il caso era balzato anche alle cronache nazionali. L'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Liris, infatti, aveva deciso di tornare al lavoro all'interno della ASL 1 dell'Aquila nel pieno dell'emergenza coronavirus in qualità di epidemiologo. L'assessore allora fu travolto dalle polemiche con l'opposizione, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, che sottolinearono l'incompatibilità dei due incarichi e l'interesse
intempestività della decisione. Oggi in commissione di vigilanza l'Iris ha fornito la sua versione dei fatti, cercando di convincere i consiglieri che la scelta di tornare in servizio nella ASL, nonostante il suo incarico da assessore della Giunta Marsiglio, fosse la risposta alla chiamata alle armi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Mi interessa anche più delle norme aver convinto la Commissione innanzitutto sulla buona fede, innanzitutto sulla compatibilità che mi è stata fornita dagli uffici e successivamente sul fatto che non c'era nessuna possibilità per legge che io prendessi un euro in più. Va bene tutto, certamente alle domande che abbiamo fatto, se c'era un parere del legislativo, se c'era un parere dell'avvocatura regionale, se mai lui avesse chiesto questi pareri, qui abbiamo scoperto che non c'era stato nessun parere, ma nemmeno nessuna richiesta. Avremmo voluto sentirci dire che l'incompatibilità non c'era, in realtà è venuto fuori ed è emerso che forse questa incompatibilità è ancora tutta da verificare. Critiche alla Giunta Marsiglio però arrivano anche su un altro argomento, quello del condono contenuto nel Cura Abruzzo. Il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci parla di uno scandalo che regala milioni di euro, risolvendo per le vie brevi contenziosi soprattutto con il mondo della sanità privata. È uno scandalo, mentre i lavoratori attendono la cassa integrazione, mentre le tante micro e piccole imprese attendono bandi, risorse, misure per ripartire e rilanciare l'economia, approvano una norma per consentire richieste transattive per 162 milioni. Noi abbiamo voluto accedere agli atti, abbiamo scovato questa purtroppo tristissima verità e andremo fino in fondo battagliando e rivolgendoci ad ogni organo di garanzia. Scriveremo anche alla Corte dei Conti perché questa vergogna non si trasferisca sulle tasche dei cittadini e delle persone. Nicola Salini, attuale capo di gabinetto del sindaco di Teramo Gianguido Adalberto e già commissario dell'Ater Teramana, è stato nominato nella struttura tecnica che affiancherà Giovanni Legnini quale commissario alla ricostruzione del centro Italia. La nomina di Salini potrebbe rivelarsi strategica per l'intero territorio teramano che ha bisogno di interventi urgenti. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il teramano Nicola Salini farà parte della struttura tecnica del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Salini, attuale capo di gabinetto del sindaco Gianguido D'Alberto, è stato anche commissario dell'Ater Teramo, seguendo da vicino le drammatiche vicende degli sfollati delle case popolari. Una nomina importante per l'intero territorio teramano che ha davvero bisogno di interventi urgenti. Un'opportunità per il territorio di Teramo, ma anche una grande responsabilità. Sì, una grandissima responsabilità, oltre che un'opportunità per l'intero territorio. Naturalmente con questo nuovo ruolo che andrò a svolgere a supporto della struttura commissariale della ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016, appunto porterò con me non solo la responsabilità tecnica e quindi nella produzione normativa, ma nello stesso momento anche una responsabilità morale nei confronti delle migliaia di inquilini che in questi anni, come ben sapete, da commissario dell'azienda territoriale per edilizia residenziale della provincia di Teramo, ho respirato i dolori, le preoccupazioni e soprattutto le incertezze in termini del loro rientro nelle varie case purtroppo inagibili a seguito del terremoto. Non mi sono mai sottratto ad impegnarmi per queste casistiche. Il tema della ricostruzione ormai invade, lasciatemi passare il termine, la mia quotidianità da qualche anno e finalmente adesso avrò l'opportunità di supportare le scelte del commissario, vale a dire l'avvocato Giovanni Legnini, nominato soltanto un paio di mesi fa, ma che già ha dimostrato di essere molto attento a tali problematiche. E infatti non sfugge a nessuno che soltanto qualche giorno fa sono state approvate le ordinanze cosiddette semplificazioni che consentiranno, soprattutto per ciò che concerne la ricostruzione privata, un'accelerazione senza precedenti. La nomina di Nicola Salini nello staff del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini stigmatizza la presidente regionale del Partito Democratico Manuela Di Pasquale, non è solo il giusto riconoscimento al valore di un giovane e preparato esponente della nostra vita pubblica, ma anche una notizia più che positiva per l'intero tessuto provinciale.
Cambiamo argomento. Il contagio da coronavirus è considerato infortunio sul lavoro. Allarme degli imprenditori per quanto riguarda la responsabilità penale, ma l'eventuale risarcimento sarà tutto a carico dell'INAIL. Il servizio. Contrarre il Covid-19 è ritenuto infortunio sul lavoro. E questo in linea con il passato. Da tempo infatti l'INAIL considera le malattie infettive come infortuni di lavoro, anche qualora queste siano contratte al di fuori dell'ambiente lavorativo. Da qui l'allarme di Confindustria, che chiede di non far ricadere le responsabilità sugli imprenditori. E nella misura in cui si parifica il contagio da coronavirus all'infortunio sul lavoro, possono scattare tutta una serie di normative speciali che potrebbero arrivare anche a individuare la responsabilità penale del datore di lavoro, e questo spiega la grande preoccupazione del mondo imprenditoriale. Però guardi, io penso che queste preoccupazioni, che sicuramente sono fondate, possono essere in parte ridimensionate, perché vede, già il datore di lavoro ha una normativa che gli impone di garantire tutti gli obblighi di sicurezza, per cui se l'impresa applica in modo puntuale questi protocolli, credo che il rischio di una responsabilità penale si riduca in modo drastico a carico dell'impresa stessa. In caso di contagio, il risarcimento al lavoratore sarà tutto a carico dell'INAIL, che potrà poi chiedere i danni in regresso all'azienda, ma solamente in caso questa subisca una sentenza di condanna penale. Precedentemente invece l'INAIL poteva agire contro l'azienda anche senza alcuna condanna. Il risarcimento sarà tutto a carico dell'INAIL, a parte i cosiddetti danni differenziali, perché l'INAIL copre, con il meccanismo del testo unico, una serie di danni, compreso il danno biologico, copre tutti i danni anche connessi a eventuali ricoveri ospedalieri, tutti i danni patrimoniali, però il lavoratore può rivendicare nei confronti del datore di lavoro il cosiddetto danno biologico differenziale, cioè quello che viene liquidato con criteri diversi da quelli applicati dall'INAIL e più favorevoli per il lavoratore, così come eventuali altri danni patrimoniali. Sarà il lavoratore che dovrà dimostrare che l'origine della malattia è avvenuta a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa. E questo chiaramente rende la cosa abbastanza difficile. Il Covid è una malattia a eziologia multifattoriale, cioè possono essere molto vari i fattori di origine della patologia, e quindi per un lavoratore non sarà facile dimostrare che, anche se non sono state applicate le misure di sicurezza, sono proprio quelle che gli hanno causato la patologia e che lui invece non l'aveva contratta al di fuori dell'ambiente aziendale. Quindi da questo punto di vista l'INAIL ha adottato un approccio molto prudente al problema e quindi ha limitato la possibilità di rivalsa nei confronti del datore di lavoro. Il tutto è stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio, in sinergia con le associazioni di categoria e i sindacati. Mi sembra che si sia agito in maniera abbastanza corretta e efficace. È chiaro che poi, guardi, il rischio non è mai eliminabile. Questo vale in generale. Alla presenza degli ispettori delle ASL e dei rappresentanti di categoria questa mattina sono state effettuate delle simulazioni sulla ripartenza dei centri estetici. Sono state scelte alcune attività nei 4 territori provinciali. A Giulianova noi andiamo con questo servizio per vedere appunto che cosa è successo. Inizia la fase 2. Fase 2 è molto delicata, soprattutto sia per l'eventuale contenimento del contagio, ma soprattutto perché finalmente le imprese possono ripartire e possono ricominciare l'attività. Purtroppo diciamo che le istituzioni, la regione, nonostante abbiano fatto degli interventi, questi interventi a nostro avviso non sono stati così significativi da supportare le imprese e da dare una mano concreta a loro, sia per quanto riguarda la liquidità che quanto riguarda tutto il resto. Ci siamo organizzati rispettando il protocollo nel miglior modo possibile e direi anche alla perfezione. Abbiamo sanificato gli impianti di aria condizionata, abbiamo escluso il ricircolo dell'aria e è venuta ieri, abbiamo fatto la sanificazione di tutti i locali e di tutti gli strumenti.
Abbiamo poi costruito un percorso di ingresso e di uscita per i clienti e a loro disposizione ci saranno guanti, se ne hanno bisogno, mascherine e igienizzanti su tutte le postazioni. Io e i miei collaboratori rispetteremo tutte le norme per assicurare una corretta igiene per noi e per i nostri clienti. Questo è praticamente l'ingresso dove accogliamo la cliente. La cliente entrerà, verrà fatta sedere qui, dovrà togliersi le scarpe, mettere le scarpe nella busta e indossare le scarpe monouso, firmare l'autocertificazione. Dopodiché, una volta indossate le mani, le scarpe monouso, deve riporre sia il cappotto che la propria borsa in uno di questi sacchetti qui e poi può igienizzarsi le mani. Dopodiché andiamo in cabina. È preferito pagare con la carta che con i contanti. Però siccome il centro è grande, allora ho deciso di dividere le postazioni in modo tale da fare mani mani e qui ho messo un lettino che la stessa cliente che sta qui a farsi le mani poi può farsi la cera e batte le sopracciglia, quello che ha bisogno. La postazione per i piedi, quindi la poltrona è coperta. E questo è il nostro strumento di sterilizzazione, l'autoclave, quindi noi con tutti gli strumenti che usiamo alla cliente, prima li mettiamo nel liquido paracetico, poi verranno imbustati e messi nell'autoclave. Siamo tutti quanti consapevoli che è un momento molto delicato ed era, come dire, immancabilmente inevitabile rifare un restart, anche perché dopo tutte queste settimane, questi giorni, questi mesi di lockdown, immaginiamo la difficoltà finanziaria e economica delle nostre imprese. Ovviamente anche il settore parruccheria, estetista e quant'altro sono quelle ovviamente anche più delicati anche per trovare le soluzioni dal punto di vista di sicurezza e andare a, come dire, seguire il più possibile a quanto sono i protocolli. Adesso lo sport, il lockdown del mondo sportivo ha visto anche la campionessa d'Italia Marta Bastianelli costretta a fermarsi. L'atleta laziale ma abruzzese d'acquisizione è stata ospite della trasmissione Velò ieri sera e ha confermato che vuole essere al via della prova olimpica di ciclismo rinviata all'anno prossimo. Sentiamo. Il Giro Virtual è stata una buona opportunità, insomma, per confrontarci con altri ragazzi, per noi altre ragazze, eccetera. Ovvio che non è lo stesso, nel senso che lo sforzo è totalmente diverso e poi fare tante gare sui rulli non aiuta sicuramente il fisico. Perlomeno per quanto mi riguarda, io ne ho risentito abbastanza e lo sto sentendo proprio in questi giorni quando poi ho ricominciato a pedalare. Quindi comunque ho cercato di fare l'indispensabile, però non di più. Ovvio che è anche una buona opportunità secondo me per far capire agli organizzatori del Giro di inserire qualche tappa del femminile all'interno del maschile, quindi fare una sorta di gara dedicata alle donne per un solo giorno con arrivo su un arrivo di una tappa del maschile, come ci siamo detti tante volte. Credo che sia per noi una vetrina molto bella e importante. L'importante, da che stavamo chiusi dentro casa, che abbiamo un calendario, credo che sia abbastanza buono che si riparta da qualche parte intanto, poi dopo vediamo strada facendo. Sicuramente non è un anno normale e quindi così dobbiamo pensarla. Saranno dei mesi abbastanza impegnativi, perché comunque sono abbastanza impegnativi, però questa cosa la dovevamo sapere subito. Siamo stati i primi noi tra l'altro a dire ed accettare il fatto che si corra fino a novembre, perché insomma ci mancherebbe altro, per cui intanto ricominciamo da qualche parte, poi ne parleremo insomma del fatto che le gare siano state spostate in un modo o nell'altro, quella gara è messa lì, quell'altra là, insomma. Diciamo che siete pochi dei tanti che sapevate quanto tenevo alle Olimpiadi, perché ne abbiamo sempre parlato sia a livello personale che poi lì in trasmissione, quindi sapete quanto io ci tenessi a questo evento, perché poi è l'ultimo che mi mancherebbe insomma la mia grande cornice, che potrei anche accontentarmi solo di quello, no? Come in tanti mi dicono, io però purtroppo sono un atleta che si accontenta sempre poco. E, certo. No, sì, diciamo che è stato un arrivederci, perché poi
Ho ricevuto tanti messaggi da persone importanti che mi hanno insomma incoraggiato e stimolato ad andare avanti, perché non cambiava nulla rispetto alle ambizioni e ai progetti che ci eravamo creato quest'anno, quindi di questo sono stata molto felice e soddisfatta, e per questo credo che sia stato un po' un anno per farci pensare a cosa stavamo facendo giusto, a cosa stavamo facendo sbagliato e a qualcosa che magari si poteva ancora cambiare. Quindi insomma un anno in più diciamo è soltanto una differenza di età, ma i campionati italiani avevo proposto di annullarli come hanno fatto la maggior parte delle nazioni, almeno per godermi un pochino di più questa maglia, visto che l'annata ormai era partita strana. E mi dicevano, perché la prima voce che era uscita fuori era che i campionati italiani fossero fissati ad agosto, quindi appena ripartavamo con la stagione, e lì mi dicevano: ma ho capito, però tu la maglia tricolore in realtà l'hai portata veramente 3 gare, perché sono state proprio 3 gare. E io lì per lì ci pensai e dissi: beh, forse avete ragione, grazie del consiglio. Però poi mi hanno assicurato che se dovessimo correrli, li corriamo a fine ottobre. Il campo Mastrangelo di Montesilvano è vicino al Pescara, perché il comune affiderà l'impianto tramite un bando pubblico a cui parteciperà anche la società del Delfino. Vedremo come andrà, vediamo un po' il servizio. Sindaco De Martini, se siamo sul manto erboso dell'antistadio del campo Mastrangelo di Montesilvano, un impianto che a breve potrebbe tingersi di biancazzurro. Un'opportunità che deriva da una proposta che è stata fatta qualche tempo fa dalla Pescara Calcio per la gestione e la manutenzione del campo dello stadio di Via Senna, che è qui alle mie spalle. E ovviamente l'operazione è molto più ampia, perché al di là della gestione della manutenzione della struttura che verrebbe utilizzata a quanto pare dalla primavera, ma anche dalla prima squadra del sodalizio biancazzurro, ci garantirebbe all'amministrazione e alla città anche la custodia di tutti e due gli impianti, quindi di quello di Via Senna quanto di questo antistadio, il miglioramento per tanti versi di tutte e due le strutture, e quindi noi coglieremmo due piccioni con una fava, come si vuol dire, perché oltre a dare lustro alla nostra città, perché sarebbe un piacere ospitare il Pescara, avremmo qualcosa che negli anni invece è mancato per carenze di natura economica ma anche umana. È un'operazione a costo zero per l'ente, tutto quello che riguarda la riqualificazione e la ristrutturazione della struttura dello stadio sarà ad onere del proponente, che inoltre si impegna, oltre che a riqualificare e migliorare anche la struttura con la creazione di nuovi impianti come un campo da paddle e una palestra, si accollerà anche la custodia e la manutenzione non solo della struttura stessa ma anche della pista di atletica e dello stesso antistadio. E soprattutto non lascerà l'antistadio a piena disponibilità delle società di Montesilvano, e nonostante questo si farà carico del pagamento delle utenze dell'antistadio stesso, quindi luce, gas e tutto il resto non graveranno più sul comune, che comunque invece continuerà ad introitare le tariffe delle società. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it, il prossimo aggiornamento con la nostra informazione è alle ore 23. Buona serata.